Buongiornissimo a tutte ragazze, non so perché, ma ogni volta che manco da YouTube per un periodo di tempo ritorno con un vlog, non chiedetemi il perché. Sapete, se mi seguite su Instagram, credo di aver messo anche un post qui su YouTube, che in quest'ultimo periodo non ho pubblicato nessun video perché mi si è rotto il computer. Infatti io oggi, che è 6 dicembre, sto registrando perché devo registrare un vlog per forza, lo faccio più che altro soprattutto per me. E non so quando andrà online, può essere che andrà online anche dopo Natale o dopo l'anno nuovo, non lo so, dipende quando riuscirò ad aggiustare il computer oppure se riesco a trovare un'altra soluzione, se riesco a rubarmi per un giorno il computer di qualcuno, non lo so. Comunque, ripeto, oggi è 6 dicembre, sto un attimo in cucina, sto aspettando Fabio che si prepara, sono le 8 e mezza della mattina. E sto vloggando perché oggi sarà una giornata molto emozionante per me. Quindi voglio che mi rimanga appunto il ricordo di questa giornata. E poi voglio anche condividerlo con voi. Il 5 dicembre, ovvero ieri, che era mercoledì, ha aperto a Napoli il temporary shop di Clio Makeup, quindi il Clio Pop-up, che resterà aperto fino al 5 gennaio. Ieri c'è stata l'inaugurazione, c'è stata pure Clio, però la fortuna che ho io è che Fabio aveva il giorno di festa oggi, che sei, e quindi non ho avuto comunque la possibilità di vedere Clio, ma questa è un'esperienza che non voglio assolutamente perdermi, quindi io stamattina cercherò di fare il possibile per andare lì e per acquistare le novità. Come novità che ancora non ho acquistato ci sono i refill, gli ombretti refill. Niente ragazze, io spero che voi mi seguiate in questa esperienza. Non so come andrà tutto il vlog perché tra l'emozione, l'agitazione o altro spero di non dimenticarmi di registrare qualcosa, anche perché sicuramente vorrò vivermi l'emozione a più che posso, però cercherò comunque di registrare perché poi sarà ancora più emozionante nei prossimi giorni riguardarlo o anche in futuro, non lo so. Non lo so ragazze, sono molto emozionata, quindi speriamo che il signorino Fabio non faccia tardi, io già sono pronta. E niente. Sono le 9 e adesso ci stiamo muovendo. E con noi viene il piccolo Kiko. Vero Nico? Non puoi venire in braccio, mi dispiace. Fabio, quanto tempo ci mettiamo per arrivare? Non so, che. Per sapere più o meno quanto tempo ci mettiamo. Una mezza. Bene. Nico, ciao. Ciao, mamma. Fabio aveva lo stesso vizio di mia madre, anche se è tardi lui si deve fermare a fare colazione. Ho detto, mandami la foto di quello che hanno al bar. Oh, il mio ripieno fritto. Assolutamente sì. Ce la farò? Prendimi il ripieno al pomodoro. Thank you. Yes. Io lo dico che Fabio ha scelto questa macchina per me. Smetti di piangere sempre, sempre. Smetti di piangere sempre, sempre. Questa dovrebbe essere una colazione. Siamo pronti adesso? Allora, hai preso il caffeuccio? Hai preso il caffeuccio? Sei pronto? Sì. Saluta. Ciao. Vieni di qua. Eccolo, eccolo. Ciao Kiko, amore. Mamma fa colazione. Che bello. Tutte le decorazioni natalizie. Gargiulo. Che bello. Allora, Fabio, dici dove ci troviamo? Corsa Garibaldi. Corso Garibaldi e sono le 9:30. E noi stiamo ancora qui. Quanto tempo ci vuole? Poco quanto? Nel frattempo Nicolas si è addormentato. Poco quanto? Tipo un'altra mezz'ora? E a Napoli purtroppo c'è sempre tanto traffico. Andasse a traverso. Allora, Ah, mi fa fare il giro perché io con la macchina non posso entrare, oh. è certo che ti fa fare il giro. Dove stai? In questo viale qua? Sì.
Probabile? E ti devi fare il giro di là? Io sì. E io che faccio? Io non lo so nemmeno dove mi trovo. Oddio, allora ragazze, io devo andare. Ma sei sicuro? Non è che mi fai fare la camminata? Via Calabritto. Ok, inizio a piangere. Ok, allora vado. Tutti vanno sui rossetti liquidi. Sì, sì. No, io già so quello che devo comprare. Eh beh, certo, ti alla io già ho tutto, devo male. Prendere le novità. Certo. Io mi dirigo verso le novità. Assolutamente prendo le nuove cialde. Allora, siamo in macchina, cioè io sto in macchina perché Fabio e Nico hanno aspettato in macchina. Comunque ragazze, non so se riuscirete mai a vedermi. Tu perché mangi fazzoletti? La prima cosa che mi ha chiesto Fabio è quanto hai speso. Mentre io appena sono entrata gli ho detto quanto per me sia stata un'esperienza fantastica. Ma lui è insensibile. Comunque sono arrivata che erano le 10 meno di... No, sì, le 10 meno 10. Siamo entrate dopo un'ora. Ci sono stati un po' di casini con alcuni commercianti. Però ho aspettato un'ora, sono entrata, ho fatto un po' di foto, un po' di video, non so quanto si sia potuto vedere. E tutte gentilissime, bellissime. Fortunatamente non c'era molta gente, ringraziando Dio. E sono andata subito spedita sui refill, che era l'unico prodotto che mi mancava. La ragazza mi ha detto appena sei pronta che sai quali devi prendere me lo dici. Ho detto senti, io li voglio tutti, cioè, dammeli tutti. Poi ho preso un mascara per mia cognata e un altro mascara per me. E niente ragazze, io almeno una volta nella vita vi consiglio di andarci perché è un'esperienza mistica troppo bella. Allora, salve Nico, perché stai buttando tutti i pannolini a terra? Chi lo sa. Allora, siamo appena tornati a casa. Sono le 12:56, io sto in camera e volevo farvi vedere quello che ho comprato. Allora, la busta è questa qui, color rosa salmone di Clio Makeup, con scontrino e questa bellissima cartolina che ho visto solo dopo. Ciao bellezza, direttamente dal Clio Pop Up, spero che questi prodotti ti accompagnino nei momenti più speciali, un bacione Clio. Questo ovviamente è da conservare. E poi ho preso un po' di cose. Oh mio Dio, quanta roba. Vabbè, allora io ho ricomprato il Dark Love, il mascara, anche se ne ho un altro chiuso che ancora non ho usato, però come scorta va sempre bene. E un altro invece a mia cognata Cristina, che sapeva che dovevo andare e mi ha detto compralo anche per me, che non l'ha mai provato. Poi ho comprato tutti i refill, ombretti refill, che sono 9. Ogni 4 refill vi regalano la palettina in omaggio. I refill costano 4,50 euro, quindi ora faccio gli swatch e poi vi faccio vedere. Eccoli qua i 9 refill nuovissimi. Ci sono 1, 2, 3 shimmer e 1, 2, 3, 4, 5, 6 opachi. E poi queste sono le palettine da 4 componibili. Anche se io avrei preferito, invece di fare una palettina da 4, una palettina direttamente da 10, e invece di far uscire 9 ombretti, farne uscire direttamente 10.
Però, vabbè, o almeno farne da 6, non da 4, perché comunque io mi porterei la first love e tutte e quattro, cioè tutte e due, quindi per un totale di 3 palette. Però vabbè, ora vi faccio subito gli swatch e poi cerchiamo di comporre queste palettine. Questo è il casino. Ragazzi, questi sono i refill. Cioè, questi sono gli swatch, non i refill. Non so se da questa videocamera si riesce a capire, ma sono delle colorazioni bellissime. Ora devo solo vedere come sistemarle al meglio. Sono bellissimi, 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 bellissimi. Allora, qui abbiamo un piccolo alberello. Lo so, siamo in anticipo di 3 giorni, ma chi se ne frega. Il problema è dove lo mettiamo, perché qui non possiamo metterlo più come l'anno scorso, perché abbiamo la casetta con tutti i giochi, il tappetino e poi Nico gattona, quindi non è il caso. Dovremmo metterlo, secondo me, qua sopra, al posto di questo. Lo dovremmo mettere là sopra e dobbiamo vedere se lì dietro c'è una spina. Cioè, voi dovete sapere che a terra quasi non c'è nulla. Mettiamo tutto sui mobili perché Nico. Come lo metti lassù, proprio dai, finisci. Dai, proviamoci almeno. Vediamo se qua dietro c'è. Scusami un attimo, ma facciamo l'albero e rendiso, fai l'albero. Sì, fai l'albero. Ecco, vedete, lui già è pronto. Kiko, non è per te, mamma, non è per te, piccolo gnomo. Qua ci metto tipo 10.000 anni per togliere. E dai, siete proprio un imbecille. Luci! Noi l'anno scorso abbiamo preso un alberello pizzino pizzino, più che altro particolare. L'anno scorso ho fatto un vlog, sì. È piccolino, però è bianco, cioè con la neve e le bacche, giusto per non mettere le palline perché altrimenti Vincenzo l'avrebbe fatto nera, e abbiamo comprato solo le lucine. Ora dobbiamo però metterlo per forza lì sopra, perché a terra, ecco, vedete, già Nico sta cercando di giocare con il vaso di fiori finti. La smetti? Ciao amore, ciao figlio. Penso, Figlio, ciao se vieni qua figlio. facciamo l'albero a papà, vieni. Lascialo stare che sta riposando. No, sta dormendo, non sta riposando. E ciao figlio, vogliamo fare l'alberello di Natale? Sì, poi tutte queste foglie, diciamo, si aprono, tutti i rami. Vedete, c'hanno le bacche. Beh, una bella di merda, Volca, Non non è un albero di merda, è un albero a prova di bambino, piccolo, rapido e indolore, e niente palline, quindi non può essere smontato dai bambini. Però è giusto il simbolo del Natale. In una casa così grande ci vorrebbe un alberone. Ma invece abbiamo comprato, cioè hanno regalato a Vincenzo un casettone. Quindi. Ecco l'effetto finale. Lo so, non è, oddio, non è il massimo avere un albero piccolo di Natale su mobile, ma vi posso assicurare che è l'unico modo, l'unico posticino. Chissà per colpa di chi. Chissà per colpa di chi. Poi vi ripeto, l'anno scorso, prima che nasceva Nicolas, lo tenevamo qui. Ma ora abbiamo messo la casetta con tutti i giochini. E probabilmente potremmo metterlo lì. Però vedete, già c'è troppa roba. Il box, il sediolone, la sdraietta. Ma soprattutto, io ci vivo qui da 20 anni, ma non ce l'hanno presa. qui c'è una presa. Vogliamo provarlo a metterlo qua. E Sta a terra. ci vogliamo provare? Dai, proviamoci. Vediamo se Kiko Bananone lo fa durare. Appena ci va vicino, zac! Gli tagliamo le zampe. Eccolo qua. Non lo so. Magari forse così sta meglio, è più carino. Boh. Ormai non so più dove metterle le cose in questa casa. Stiamo cercando di creare una casa a prova di bambini, ma sta diventando impossibile. Dovremmo sbarazzarci veramente di tutto. Vero? Piccolo gnomo!
Ma che sei un cane? Ma sei un cane? Aia! 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 Oddio, ma sei... C'è guardate! Ma sei uno stronzino! Cioè che mi hai dato un morso! Tu sei peggio di tuo fratello! Sei peggio di tuo fratello! Noi stiamo allestendo il tavolo perché stanno venendo degli amici nostri a mangiare. E la cucina è piccola, diciamo, quindi preferiamo mettere la tavola qui. Non usiamo quella perché quella parte della casa non la usiamo mai, praticamente. È fredda quella parte. È fredda, sì, perché noi viviamo solo in questo quadrato. È vero, noi viviamo solo in questo quadrato nella cucina e ogni tanto il bagno. Ogni tanto solo un bagno, questo qua di qua no, solo questo bagno, la stanzetta e la camera da letto e basta. Eccoci qua. Sono le 11:10 e la cena è finita. Sì, amma. E vieni qua, vieni, saluta. Ciao. Dici, di come ti chiami? No, tu sei Vincenzo. Ciao. Vincenzo Ulco. È sale. Babbo Natale, l'albero di Natale. Gillali. Ecco qua l'albero di Natale di Vincenzo. Va bene? Sei contento? Sì. Senti Vincenzo, noi dobbiamo dare la buonanotte perché la giornata è finita e dobbiamo andare a dormire. No. Come no? No. Vabbè, almeno vuoi dire buonanotte? No. Ma loro devono andare a dormire. Dai. Dici buonanotte a tutti. E dici ciao a tutti. Saluta, ciao. Non vuoi dire ciao? Va bene ragazze, spero che questo piccolo mini vlog vi sia piaciuto. Spero piccolo. È qua. No, Kiko dorme. Vediamo che lo monto quanto lungo sarà. Noi dovremmo andare a dormire. Vi mandiamo tanti baci. Alla prossima. Ciao.